fatto l'orto perché così mangiavamo sano. Sta di più a contatto con la natura che ci serve a noi bambini. Abbiamo anche imparato a fare gli innesti, è una cosa molto difficile. Abbiamo anche imparato a usare la compostiera. Abbiamo imparato a come divertirsi in un altro modo, in un altro metodo alternativo. Abbiamo imparato a coltivare le piante e a fare altre robe, cose varie in giardino. Abbiamo imparato a riconoscere certi tipi di piante. Inizia oggi un percorso di 6 puntate che ci porterà alla scoperta del problema dell'obesità nei suoi molteplici aspetti e come è possibile prevenirla fin dai primissimi anni di vita attraverso un corretto stile alimentare. A tal proposito, Slow Food, da diversi anni, propone alle scuole il progetto Orto in Condotta, che porta un orto nelle scuole di ogni ordine e grado. Il ciclo di produzione scolastico chiaramente è legato alle attività scolastiche, quindi durante l'estate l'orto soffre dell'assenza appunto di cure, però i bambini riescono a coltivare e a seguire dal seme alla tavola nelle scuole appunto dove questo ciclo è possibile grazie alle mense, il percorso appunto la crescita di insalata, di cavoli, zucchine, pomodori, qualche frutto perché abbiamo impiantato alcune piante da frutto anche molto rapide, tra cui anche la mela rosa dei Sibillini, tra le piante diciamo che stanno tornando nei nostri orti, e questi piccoli fazzoletti di terra appunto che nel comune di Macerata, ma in altri 5 comuni della provincia, fruttificano durante tutto l'anno, sono un'esperienza eccezionale per circa 1000 bambini che vengono coinvolti e che vengono guidati in questa attività all'aperto dalle loro insegnanti, ma da una figura che è centrale nel progetto dell'orto in condotta, che è quella del nonno ortolano. Cioè, il passaggio dei saperi è fondamentale appunto che venga trasmesso da quelli che ne sono i depositari e quelli che in realtà conoscono le tecniche di coltivazione. Ci divertiamo tanto, è proprio un bellissimo orto, soprattutto grazie alla maestra Francesca. Ci vuole passione. Passione, tanta passione, è vero. I bambini così vengono educati al gusto, alla stagionalità dei prodotti che sono rigorosamente del territorio, coltivati senza OGM, fertilizzanti o altri prodotti di sintesi. I piccoli quantitativi che vengono prodotti nell'orto possono essere assolutamente mangiati a tavola e vanno ad integrare quella che è già una dieta abbastanza ricca, insomma, che nel nostro comune in particolare è molto curata e che da anni vanta il marchio del biologico, insomma tutte le mense del comune di Macerata sono biologiche. Hanno vissuto questa esperienza in maniera molto positiva, sono stati proprio i nostri collaboratori, hanno sempre chiesto come andavano le cose nell'orto, durante il periodo invernale quando l'orto dorme. Erano preoccupati di quando sarebbe arrivata la bella stagione per poter poi scendere nell'orto e piantare. Abbiamo piantato i frutti di stagione, hanno imparato anche a conoscere ciò che si deve piantare ad aprile, ciò che si pianterà a settembre, ciò che raccoglieremo d'estate. E quest'estate alcuni genitori si sono resi disponibili, perché qui l'acqua non è che bisogna annaffiarlo, l'orto, si sono resi disponibili a turno per venire a annaffiare e raccogliere i frutti del nostro orto. Il problema di un corretto stile alimentare però deve essere affrontato fin dalla gravidanza. Se la mamma fa un'alimentazione che non è proprio adeguata, potrebbe già predisporre il bambino ad alcune problematiche. La mamma che mangia troppo in modo eccessivo potrebbe creare comunque un eccesso di nutrienti al bambino e quindi già scompensare in qualche modo l'equilibrio metabolico del bambino in pancia. Al contrario, anche una mamma che fa un'alimentazione troppo drastica, troppo dietetica, potrebbe creare delle carenze, quindi predisporre il bambino a degli stati in qualche modo di deficit alimentare, per cui il bambino innesca un pochino quella che è la memoria genetica delle nostre cellule, per cui cerca di accumulare. Quindi si va ad attivare questo meccanismo antico nel nostro organismo, per cui il corpo umano cerca di accumulare il più possibile nutrienti. Ciò significa che io c'ho poco, accumulo il più possibile proprio perché c'ho poco.
Questo succede in pancia, però effettivamente poi questo meccanismo rimane anche nell'età dopo la pancia, cioè quando il bambino nasce. Fondamentale per i primi mesi di vita l'allattamento al seno. Come sostiene anche la campagna promossa dal Ministero Il latte della mamma non si scorda mai, l'allattamento al seno è importante in quanto rafforza il legame madre-figlio e previene molte malattie, tra cui la sindrome della morte improvvisa del lattante e l'obesità. Non c'è un latte artificiale che può essere equivalente a quello della mamma. Il latte della mamma contiene delle sostanze importantissime per la costruzione del tappeto intestinale, quindi l'intestino è costituito da cellule che devono essere formate in un certo modo. Se c'è il latte materno con tutti i suoi componenti, avremo sicuramente una formazione dell'epitelio intestinale perfetta, altrimenti potremmo avere delle problematiche a livello intestinale e il bambino potrebbe essere molto più predisposto a tutta una serie di problematiche, tra cui allergie e intolleranze, con tutti quelli che poi sono gli scompensi causati da allergie e intolleranze, tra cui anche l'aumento di peso. Le quantità ideali di carne e pesce, preferibilmente del territorio, variano tra i 40 e i 60 grammi, mentre per la pasta sono 50 grammi e si devono inoltre riscoprire i legumi ed i cereali. Oggi come oggi sappiamo che l'unica arma che abbiamo contro alcune patologie, tra cui tumori, patologie cardiovascolari e quant'altro, è proprio il nostro stile di vita e per quanto riguarda l'alimentazione sembra che l'unica arma che ci abbiamo è la fibra. La fibra è uno zucchero complesso che è contenuto in legumi, frutta, verdura e cereali integrali. Quindi bisogna assolutamente poter reintrodurre nella nostra alimentazione queste cose e bisogna introdurle sin da quando il bambino è piccolo. I pomodorini, le fragole, ogni tanto, la fava. Fava. Sofì, che ti ricordi? La cicoria, trovata spontanea nel nostro orto. L'abbiamo raccolta noi. L'abbiamo raccolto la cicoria, poi ce l'hanno data a mensa. Il cuoco Paolo ci ha preparato tutto. I gobbi. I gobbi. No, seriamente c'è stata una evoluzione nel consumo di verdura ma spropositata, inimmaginabile. È stato veramente, vero ragazzi? Pazzesco. Pazzesco. Non è la verdura. Inoltre il progetto di Slow Food è molto importante perché permette ai bambini di scoprire il valore della campagna e dello stare all'aria aperta. Poi abbiamo anche imparato che non ci stanno soltanto i videogiochi ma anche il giardino. 3